Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita con Venezia in Europa Universalis 4. Nello scorso episodio abbiamo conquistato e vassallizzato l'impero bizantino, che quindi ora fa parte dei nostri domini. Forse avrei potuto anche full annetterlo e rilasciarlo come vassallo effettivamente, ma non so se mi sarebbe piaciuto come idea. Forse avrei potuto farlo effettivamente, non lo so. Comunque alla fine è andata abbastanza bene così, spero che le conquiste ora accelerano contro gli ottomani, perché appena siamo pronti ragazzi, fra pochissimo lì vado ad attaccare. Come sempre inizio episodio vi ricordo like per sostenere la serie del canale e un commento anche per svegliare un attimino l'algoritmo. Poi se volete potete abbonarvi al bello tocchino abbronzato per vedere i prossimi episodi in anteprima di questa serie e delle altre, e ovviamente l'iscrizione se ancora non l'avete fatto per vedere queste o le prossime serie e non perdervi nulla, comprese le live. Ok, direi che abbiamo fatto il riassuntino, togliamo la pausa. Ragazzi, io vi giuro che volevo aumentare la stabilità. È arrivato questo evento e come posso non cliccare? Potrei addirittura portare la stabilità a 2. Vai. Stabilità a 2, così aumenta la prosperity, che non è affatto male, non è affatto male. Ora dobbiamo cercare di andare d'accordo anche col nostro nuovo vassallino, quindi togliti lì, tanto non posso annetterti subito. Facciamo improve relation con te, non ti faccio diventare una marca perché dopo che avremo fatto questo achievement ti annetterò ovviamente, quindi giocheremo larghi, cioè non larghi, ci avete provato eh. Giocherò alto, non formerò l'impero romano, non formerò l'Italia, voi continuate pure a chiedermelo nei commenti, ma in realtà non l'ho ancora letto neanche uno, tranne qualcuno sotto la foto, ma sono sicuro che l'avrete scritto negli episodi precedenti, quindi vi conosco. Comunque, non possiamo espanderci troppo, ma poi annetteremo sicuramente tutti gli altri, anzi, dovremo andare a perdere delle città per fare questo achievement, ma ci stiamo lavorando. Per le missioni, ragazzi, oltre alle nostre, ora ci sono belle, quelle di Bisanzio, e visto che tanto io devo fare in modo che lui vada d'accordo e ho tanti punti militari, perché non gli facciamo costruire un bellissimo forte a Corinto? O comunque gli facciamo fare qualche missione? Quindi farei un doppio clic qui, in maniera tale che Corinto sia un attimino più ricca. Il primo clic ho letteralmente miscliccato, ma va bene uguale. Vediamo se fa la missione. Perché teoricamente la può fare. Non io, lui. Teoricamente la può fare. Gli serve l'advisor, però teoricamente ora la può fare. E oltretutto abbiamo ridotto di gran lunga il suo Liberty Desire negativo, quindi cosa buona e giusta, cosa buona e giusta. Dai che sta uscendo la flagship e poi stiamo costruendo anche la chiesa che ci servirà per fare la missione. No, è morto. Abbiamo perso il nostro secondo doge alla veneranda età di 74 anni. Vediamo un po' chi c'è. Sto giro va proprio male. 060, 316, 612. Vabbè, 462 non è l'opzione migliore possibile. Vediamo che cosa avrà il prossimo mese. Autonomy change. Beh, dai, considerato il fatto che l'autonomia comunque non può scendere sotto il livello che abbiamo e non sto conquistando niente, quindi non è che cambi davvero qualcosa, però va bene così. Placate rule direi di no, non ti do neanche delle province. Non ti do neanche delle province, continuiamo a fare improve relation. Allora ragazzi, gli ottomani sono in guerra con i timuridi, io penso che davvero non ci sia un'occasione migliore di questa. Abbiamo una quantità di conquest allucinanti, ma io vado di reconquest. Vado di reconquest e facciamo la riconquista di Gallipoli direttamente. C'è Sistan che è la nazione che gli ottomani stanno cercando di liberare dai timuridi, ma a noi non ci importa, andiamo in guerra. Andiamo in guerra e andiamo subito ad assediare Gallipoli. Ok, loro possono tranquillamente passare di lì fin tanto che non conquisto... Cioè, qua non possono passare perché io, Bisanzio ha rotto il forte.
Però fin tanto che controllo il mare lì non possono passare. Possono passare da Gallipoli, che è un forte di livello 2, non di livello 3. Quindi dovrei avere abbastanza navi per spaccare tutto subito. Vai. 21%, speriamo di riuscire a conquistarlo. E poi ovviamente ci dedicheremo al resto. Tengo qua tutte le truppe perché non voglio rischiare assolutamente. E poi vediamo cosa succede. Abbiamo perso con la flotta ottomana che sfortunatamente era qua. Cazzarola, vabbè. Ok. Cioè non era qui dentro? Incredibile. Era lì alla fine dello scorso episodio, dopo per scontato non l'avessero mossa. Pazienza. Andremo a farla fuori nel momento più corretto. Il Rinascimento è arrivato a Venezia. Qua l'ho già fatto per non dimenticarmi tra un episodio e l'altro. Non riesco a cliccare. Ho messo Local Trade Power, che ci conviene. Abbiamo 3 cardinali, molto bene. La nostra situazione col Papa è migliorata drasticamente. Adesso guadagniamo molta più influenza, perché non siamo più rivali. Guardate Naxos che è andato direttamente lì. Quante truppe ti servono? 6.000. Vediamo se l'Austria arriva. Comunque il piano è fare la guerra contro di loro e poi ridichiarare immediatamente a Ragusa e rifarne subito un'altra. Tanto andando a dire conquest di fatto non cambia assolutamente niente. Quindi sotto chi tocca? 7%, dai che è il momento. Dai che è il momento. Io vorrei fargli fuori la flotta. E a Cognolo sta arrivando con le truppe. Spero non arrivino quelle ottomane. 0%. 0%, loro sono 1.700. Non ho mercenari. Non ho mercenari, ce n'è qualcuno con siege alto? 2. Questo ha anche un bel po' di shock. 3 shock. Questo anche manovra. Originato in Corsica, mi servono i soldi però per prenderli, quindi per ora no. A parte che se sfondiamo questo dovremmo essere a posto. Non ho manpower, quindi non vado a... Oh, che cosa sta arrivando? Un missile? Vai Austria! 3 di siege! Cos'è 3 stelle nel 1400? Vi adoro! Vi adoro tantissimo! Vi adoro tantissimo! L'Ungheria attacca l'Erzegovina, va bene tutto, non ci interessa. Dovrò fare una guerra per conquistare alcuni territori della Croazia. Carpet Siege, bellissimo. Vai Austria, 21%, 21%, dai dai dai. Allora nel frattempo facciamo ancora carry favor, perché magari anche la seconda guerra vorrei farla con te. Ora sono solo 4, sono solo 4. Ovviamente non saranno belligeranti gli ottomani nella seconda guerra, ma questo importa poco. 21%, dai che ancora non ci sono. Ok, agenda completata e assedio di Gallipoli portato a termine. Andiamo da quella parte. Qua lascio metà della mia flotta. L'altra la portiamo un attimo a riparare perché... è morto l'ammiraglio, lo voglio. Voglio un ammiraglio. Che loro non possono più passare, voglio andare alla caccia di questi. Stanno andando dove? Nel mare Egeo. Allora, aspettiamo il cambio mese. Teoricamente le navi ottomane sono qua, però non le vedo. E se non le vedo non ci sono. Punti diplomatici o i trader guadagnano 15 influenza, va bene. Tanto non sono... sono comunque tutti sotto e diciamo un po' ininfluente adesso la cosa. Guadagnano più trade power, sì, ma cambia effettivamente molto poco.
scambiamo le navi. Così tornano al massimo e poi dobbiamo cercare la sua flotta per distruggerla. Gli austriaci stanno direttamente andando in Anatolia, cioè se la sentono proprio di brutto. Se la sentono di brutto, io voglio eliminare la sua flotta. Ok, professionalismo. Eccola qua la sua flotta. È nell'Egeo ma si è nascosta. È nell'Egeo ma si è nascosta. Allora, non dovremmo avere altre navi qua, quindi onestamente vado a mettere un paio di galee, giusto? Magari metà dei trasporti, gli altri vengono pure qui. La flagship dovrebbe essere uscita. La galea la portiamo qua. Ok. Deve fare Protect Trade Power a Venezia. E pure te. Poi ho perso delle navi, le rivoglio. Perché comunque ci serviranno. Ho perso delle navi maledette. Ok. Hanno deciso di farsi un giro tutto attorno questi. Vabbè. Noi quando abbiamo fatto questi assedi poi partiamo, per ora non ha senso. Partecipazione della guerra, Venezia 87%. Direi che va tutto bene. Vai a occupare pure quello. Ok. Non è più in guerra con i Timuridi, quindi saranno tornati. L'alleanza con Sistan c'è ancora. 42%. La vanno i Bulgari, mi va bene. Occupiamo proprio tutto. Occupiamo proprio tutto. Naxos dà le cose a me perché non le vuole dare ai vassalli. No, dalla pure a Bisanzio. Dallo pure a Bisanzio che va bene. Dai. Guerra agli ottomani, sta andando bene ragazzi, non ci siamo ancora scontrati con loro, non ho manpower però, questa cosa non mi piace. Quindi, prossimo edificio da fare sicuramente sono le barracks, però serve tecnologia 6, quindi non è cosa che possiamo fare adesso. Qua perché subiamo attrition? Acque ostili. Ci sono le acque ostili, cosa vuol dire? Ci sono le acque ostili. Ah. Ok, io cercherei a questo punto, visto che è caduto pure Dirne, di velocizzare gli assedi qui. E ci spostiamo anche noi dall'altra parte. Prendere Biga, Kokeli e Sluga. Molto importante. Gli austriaci sono impazziti, ma finché vincono a me va bene. Poi con quel generale lì, onestamente, ragazzi, abbiamo fatto proprio il botto. Che culo. Molto bene. No, non vendo titoli, né faccio niente. Ok, sono arrivati loro. Sono arrivati loro, stiamo a Gallipoli, aspettiamo. Qua bastano 6 truppe. Venite lì. Gli lasciamo questa mal ridotta. Così, 7.000, se no, se scende il manpower non riesco a fare l'assedio. Porto anche questi qua. Vienna, perché scappi? Non fuggire. Vabbè, non è stato grave. Ok, qua bisogna capire cosa assediare per primi. Secondo me queste qua cosa sono?
Sono navi da trasporto. Allora non servono tutte queste. Togli le galee, lascia 6 navi da trasporto, che è sufficiente. Venite di qua perché lì subite attrition. Miglioriamo ad Alessandria o un trader che costa la metà. Me lo posso permettere. Chi è che vuole passare? Genova vuole passare. Ok. Posso invitare gente nella Trade League? No, perché sono in guerra. Però sta lista è molto lunga. Secondo me qualcuno dentro c'è. Dopo controlliamo. Dopo controlliamo. Ok, biga presa. Biga presa. Non facete poi arrivare fin là. O andiamo su Sluga o Kokeli. Dov'è l'Austria? Dove sono le truppe austriache? Austria? Austria? Dov'è? Un po' sono a Costantinopoli. L'altro esercito? Non gliel'avrei mica fatto sta wipe. No, no, questo qua l'abbiamo visto. Questo qua l'abbiamo visto come scontro. E queste sono troppe. E 13. Sono senza generale, quindi speriamo che arrivi qualcuno qua a aiutarci nel caso. Eccola qua l'Austria. Ah, era qui. Ok. Sì, è che c'era su lo standardo bulgaro. Con questo 3 perdi di brutto. Firenze attacca Siena. Nella Trade League genovese. Mi sa che non ti aiuta, perché c'è di mezzo Savoia. Per ora le truppe ce le ha lontano. Potremmo cercare di sfondare anche Kokeli. Potremmo cercare di sfondare anche Kokeli. Questa si libera fra poco. Vai qua per sicurezza perché ci sarà una battaglia. Perdi potere ad Alessandria. Questo evento l'abbiamo già avuto negli scorsi episodi. Ok, magari gli riusciamo a rubare la nave. No. 100% bloccato, che sono su Biga con pochi uomini, dirla tutta. Dai, 21% forza. Attacca la Valacchia. Oddio, bellissimo. Se adesso loro vassalizzano la Valacchia, ragazzi, c'è la guerra tra Ungheria e Polonia. Vediamo cosa succede. Ungheria aggressivissima comunque, eh? Ah, questa è la Serbia. Non è l'Ungheria che la sta attaccando. 0%, 35. Se arriva l'altro esercito ottomano potrebbe essere grave, eh? Cioè siamo... non siamo messi bene. 1.700. Vengono qua, sono 17.000. Facciamo un consolidamento. Consolidamento, ok. Dov'è l'altro esercito austriaco? Questi qua continuano a perdere truppe. Perché stanno qua? Andate a combattere. Maledetti.
Dai, 21%, 49, 28. Tanto non possono passare, però fra un po' iniziano ad avere abbastanza truppe per tentare ad attaccare a me, eh. 49, che sfiga. Allora, select armies. Di questo forte me ne frega abbastanza poco. Vai là. Facciamo finire l'assedio all'Austria, visto che è lì che mi guarda. Iniziano a vedere tante truppe queste, se mi attaccano mi fanno fuori. Se mi attaccano mi fanno fuori. Oh, forma di governo. Allora, pigliamo il repubblicanesimo. Così possiamo spendere punti. Benissimo, Coquelli è caduta. Benissimo. Ora, qua ci sono i boschi, quindi stiamo in difesa. Speriamo di distruggere le navi, sennò queste scappano un'altra volta. Abbiamo distrutto una nave, è caduto anche Salonicco. Ok, se queste qua mi seguono, torniamo a Biga e iniziamo ad attaccare dall'altra parte. Questo qua lo possiamo dare a Costantinopoli. Bisanzio. Continuo a chiamarla Costantinopoli al posto che Bisanzio, ma così non paghiamo il tutto. Vediamo se muovono le truppe. Perché se c'è questo generale qua io mi butto. Se c'è quel generale lì mi butto. Fu l'annessione dell'Erzegovina. Qui, allora, scopriamo un bel po' di terra. Questo ce l'abbiamo già. Scopriamo un bel po' di terra. Ma guardate, io farei... Beh, però fino a 63, dai, questo non è male. Sono un sacco di soldi. Ci sei? Da che parte vuoi andare? Di qua? Andiamo. Andiamo a farli fuori. Vai, 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 vai. 34. Trading conflict, bene, stack wipe di quelli. Ora, se tu mi dovessi seguire, sarei davvero contento perché voglio riattaccare questi mentre loro si stanno muovendo in maniera particolare. Austria, mi segui? Dai, siamo molti di più. È vero che loro sono molto più forti, ma ne siamo molti di più. Magari questi mi seguono a un certo punto. Sì, dai che l'Austria viene. Dai che riusciamo ad attaccarli. Loro non stanno... Non sono indecisi se muovere le truppe o meno. Abbiamo pure il vantaggio del bosco. Quindi hanno almeno uno. Però vedo che sono troppo forti. Cioè ci stanno massacrando. Ci stanno massacrando. Austria, dai che c'hai il... Mamma mia quanto picchiano. Mamma mia. Era stato più facile con... Allora a questo punto cerchiamo di farli passare di là. A questo punto facciamo la tattica di Bisanzio, ragazzi, perché qua vedo che non vinciamo neanche in superiorità numerica schiacciante. No, abbiamo perso... Ma un numero di truppe in realtà paragonabilissimo, quindi va bene. Non è così grave. E oltretutto possiamo anche continuare a riattaccare sul forte. È che io voglio sicuramente fargli fuori le navi in questo momento. Questo non ci piove. Ok, le relazioni con Bisanzio sono diventate positive, quindi ha solo un po' di liberty desire. Dobbiamo cercare di migliorare la trust, che è un po' scarsa. Ok, non so se posso avere i favori. Sapete che non so se posso fare i favori con... Intanto questo è già tornato a 10 con l'Austria, quindi torna a casa. Facciamo questo esperimento. Vediamo quanti favori riesco a guadagnare con Bisanzio. Perché se sono così pochi è inutile. Sono così pochi è inutile. E torna qua a Gallipoli.
Va bene, allora. Perdiamo 3 ducati al mese per i rinforzi. Siamo sotto di 11.000 uomini. A questo punto siamo costretti a fare delle mosse. Voi di qua, tu di qui. Voi fate così, diventate 3.000. Ok, poi il cavallo via. Voi siete molti di meno, mi spiace. Così. Ok, a questo punto io devo recuperare solo 1.000 uomini e quindi non perdiamo più soldi, però potremmo. Questa è 90, non posso prendere i debiti loro, ma penso che prenderò dei debiti normali. Per prendere dei mercenari, perché sennò questa guerra non la portiamo più a casa. Vediamo se c'è qualche leader decente, perché attualmente la stiamo stravincendo. L'Austria è high, però insomma. Occupied besiege provinces. What? I ribelli stiriani, non li ho mai visti. Questa roba è tipo nuova. Vabbè, dovrebbero riuscire a farli fuori. Dovrebbero riuscire a farli fuori. Io qua che cosa posso prendere? O la compagnia indipendente, che sono un bel po' di truppe. Queste hanno disciplina, però hanno un leader abbastanza scarso. Questi niente di che. Tu hai questo che è abbastanza inutile. 3 di shock. Ma alla fine il fire ora conta abbastanza poco, secondo me disciplina si può prendere a Cottaro. Grand Company, l'Independent Company quanto costa al mese? 3. Piglia questa. Vai. Due compagnie mercenarie e vediamo di portarla a casa. Spalato secondo me si può togliere. E anche Corinto non serve più. Corinto intendo Corfù. Ok, altre truppe. Fu l'annessione della Valacchia. Di quello che era rimasto. Questa qui invece è Polonia. Ok. Buongiorno Polonia, come stai? Aggressive expansion, tutto a posto. Tu invece mi odi e vabbè. Power projection è abbastanza altina e questo continua a scendere di brutto. C'è la War Exhaustion che lavora contro di noi. E cos'era 00? Lacking of Republican Tradition. Cioè 98 è lacking. Cazzarola. Dai che stanno reclutando altre truppe. Ok. L'Austria non dovrebbe avere nessun tipo di problema. Esatto, 63, quindi ha voglia di combattere. Appena queste vengono fuori, abbiamo altre truppe decenti. E speriamo di fargli parecchio male. Rinascimento a Firenze, vediamo come va qua. C'è solo Treviso, per ora quanto costa? A parte che. Oh, le tech sarebbe il caso di farle. 200. 15%. Qualcuno ha già preso la tech successiva? La tech successiva è stata presa. No, c'è tech 4. Tech 4 e tech 4. Nessuno ha preso le tech di livello più alto. Nessuno le ha prese, però secondo me con la militare riusciamo a prenderci il bonus. Allora, loro lì sono troppi. Finché non arrivano gli austriaci e anche l'altra compagnia mercenaria, non posso proprio fare niente. Se no, li lasciamo attaccare uno alla volta. Li lasciamo passare uno alla volta. Potremmo anche provare a far così, eh. Combattiamo su Costantinopoli. Il porto è aperto, ragazzi. Se volete passare, passate. Se volete passare, passate, vediamo un po'. Deve cadere questo. E lo farei pure. Appunto, loro sono davvero forti. Altre
hanno, ma non tanto morale più di me, però hanno pure disciplina. E poi probabilmente hanno le truppe dei pascià. Le truppe dei pascià. Tu non scendi con quelle truppe lì. Dai. Dai, che è il momento. Non puoi passare o non vuoi? Facciamo con queste un po' di trade. Con queste facciamo un po' di trade. Però la tech costa così per il rinascimento, quindi cioè dovrebbero prenderla tutti di fatto. Dovrebbero prenderla tutti. Signori, ci salutiamo qua. La guerra con gli ottomani sta andando abbastanza bene. Carry favor con te penso che non serva praticamente a niente, quindi via. Sta andando abbastanza bene. Quella battaglia lì ovviamente è pesata. Adesso possiamo provare a picchiarli un po' più forte. Visto che ci sono qua gli austriaci, quasi quasi ci proverei. E poi la chiudiamo con questo attacco. Dai, venite di qua, venite di qua. 7%. Vai. Vai, vai, vai. Allora, il generale migliore qual è? È quello austriaco, però dov'è? Non c'è. Proviamoci. Dai che sta andando bene sto giro. Dai che sta andando bene sto giro. Li ricaccia. Sono arrivate le truppe di Akoyulu, ma si sono ritirati, quindi abbiamo vinto e Kokeli non è caduta. Perfetto, ragazzi. Dai, con la vittoria su Kokeli direi che possiamo impostare la guerra decisamente bene. Ho il dubbio se fare altri debiti per prendere l'innovativeness perché non la voglio perdere. Quindi se vedo che fanno la tech, però per ora non l'ha fatta nessuno. Per ora non l'ha fatta nessuno la tech 5. Esatto. Però potrei fare dei debiti per arrivare lì. Vediamo quanto manca. 55. No, lì non ci arriverà mai. Possiamo cercare di spingere su Verona e fare questo. Così arriva un pochino prima. Poi con la flagship comunque abbiamo 76% di Venezia. Guadagniamo 14 ducati al mese dal trade. Pazzesco. Bisogna solo convincere Ferrara a darci il suo 3 power. Se tu volessi, guarda, io. Vuoi darmi 3 power? No, eh? Non vuole darmi 3 power. Va bene, ci salutiamo qua, ragazzi, ci vediamo sotto nei commenti. GG a tutti.